Bentornati a 45 giri. Dopo il periodo elettorale, questa trasmissione torna nel suo format originale e ho il piacere e l'onore di avere come ospite il Vescovo di Teramo ed Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi. È davvero un grande piacere, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Benvenuto nei nostri studi e soprattutto ben ritrovato. Grazie. Allora, 40 giorni circa sono, dal 20 di gennaio si è insediato nella sua nuova diocesi. A me già non viene più da chiamarla nuovo vescovo di Teramo ed Atri, perché lei si è integrato molto bene. Dicevamo prima di iniziare che comunque è molto presente già sul territorio. Intanto come sta? Ma io bene, mi pare che l'esperienza personalmente sia molto positiva, sono molto contento, ma soprattutto è questo impatto completamente nuovo, perché io non conoscevo Teramo, non conoscevo il territorio, ad eccezione di San Gabriele della Dorata, perché nel 2010 avevamo realizzato un pellegrinaggio degli universitari di Roma a San Gabriele, proprio perché era un anno successivo a un terremoto e le università romane, e soprattutto la Sapienza, aveva organizzato un momento di gemellaggio, di collaborazione tra gli Atenei dell'Aquila e di Roma, e per questo impatto è stato molto bello, perché io non conoscevo, tutto da scoprire, e devo dire che ho scoperto una realtà davvero molto significativa e anche molto importante. Lei volutamente, come ha detto il giorno del suo insediamento, dalla sua nomina all'insediamento non è venuto a Teramo, perché mai ha voluto vivere, recito le sue parole, lo stupore insomma della prima volta su questo territorio. Non sono venuto neanche a vedere a casa dove avrei abitato, per cui è tutto sacco di una sorpresa. È venuto il mio segretario, mi hanno detto un po' in grandi linee, ma io non ho voluto minimamente interferire sull'organizzazione sia della casa, della struttura, sia anche degli eventi, perché credo che era un mio dovere anche personale, ma anche come attenzione verso la diocesi, essere un invitato. Ecco, io sono stato molto contento che l'accoglienza che la diocesi mi ha riservato è stata davvero molto, molto bella, e per me anche un'esperienza spirituale e anche teologica, perché è la prima volta che sono vescovo pastore di una diocesi. Ho esercitato il mio ministero episcopare a Roma, però questa è la prima volta, come ho detto all'inizio. Ecco, qui proprio vediamo nell'immagine la sua primissima volta proprio. Ho ricordato quando c'è stato l'annuncio in vicariato che andavo in cattedra, perché parafrasando un po' l'esperienza del mondo universitario, si può essere ordinari con l'idoneità, ma non essere in cattedra. Ecco, allora io ero ordinario, ma e non avevo la cattedra, adesso sono in cattedra. Le piace questa cattedra? Ma devo dire che mi aspettavo qualche preoccupazione in più, invece devo dirvi che con molta franchezza ho visto una comunità molto viva. E lei ci ha definiti teramani sobri e laboriosi, abbiamo scelto proprio questo titolo perché questa è stata proprio una sua frase. Sì, perché quando c'è stata la nomina, subito dopo ho incontrato alcuni amici, che molti di questi sono teramani che lavorano a Roma, oppure che da Teramo sono venuti, e ho incontrato ai seminaristi, a cui sacerdoti, a cui laici, e ho potuto constatare davvero questa esperienza di laboriosità e di impegno, e anche di molta semplicità, soprattutto un'esperienza di fede non superficiale ma ben radicata. E certo c'è da condividere insieme un cammino sempre più impegnativo, perché la vita di fede è una continua evoluzione, una continua crescita, però ho sperimentato che l'esperienza della fede anche nelle comunità parrocchiali, nei gruppi che ho incontrato, è fortemente motivata, e dunque questo fa ben sperare per costruire insieme un percorso in continuità con quanto già si è svolto, ormai, perché la diocesi di Teramo Atri, sia nelle sue
in realtà l'Iteramo e gli altri ha una tradizione ormai millenaria e dunque è un'esperienza molto significativa. L'ingresso, il suo ingresso in cattedrale, tante anche l'autorità, tanti cittadini l'hanno accolta. Lei, se mi permette, eccellenza, ho avuto, a parte ero presente all'insediamento, ma grazie al lavoro che faccio noi ci siamo incontrati in diverse occasioni. Monsignor Leuzzi è anche, posso dire, un uomo molto simpatico. Ah, non so, tutto, ad devo, un vescovo si può dire devo, uomo, certo, sì, un vescovo è un uomo, anzi, principalmente. Però anche questa è la simpatia, poi dipende anche dalla capacità di ricezione. È una persona, altri. Lei riesce ad entrare subito in empatia con le persone che incontra, non è un caso se, lei lo disse anche il giorno dell'insediamento, si è rivolto soprattutto ai giovani, ricostruire un territorio in tutti i sensi, perché questo è un territorio da ricostruire anche da un punto di vista proprio delle strutture, un territorio terremotato, però lei ha detto si riparte dai giovani, si passa per i giovani, ha avuto delle parole per l'università, non a caso il suo primo impegno organizzato direttamente da lei, un convegno, poi ne parleremo nel dettaglio, l'ha organizzato proprio nell'università, per cui lei punta molto ai giovani e all'università, alle scuole. E mi diceva poco fa che in cattedrale qualche giorno fa c'è stato un incontro con i giovani Pienone. Sì, il 27 febbraio, che è la giornata della memoria di San Gabriele della Dolorata, che avevamo patrono dei giovani, e poi per voi, per Abruzzo, sì, è un santo di riferimento. Sì. E devo dire, con mio stupore, avevamo programmato la celebrazione, l'incontro nella parrocchia di Come Parco di San Gabriele, che dove era sede della cappellania universitaria, ma per motivi atmosferici si è ritenuto opportuno di trasferire l'incontro in cattedrale sempre alle 20:30, con una certa preoccupazione, perché intanto il cambio. Poi la cattedrale è grande. La cattedrale grande, grande, e poi soprattutto il cambio di luogo, di avvisare, perché abbiamo dovuto decidere in tempi abbastanza brevi, e direi che con mio stupore la cattedrale era piena di giovani, tutti in piedi, quindi è stata un'esperienza che ha stupito anche molti sacerdoti. Io credo che il mondo giovanile aspetti qualcosa di più anche della Chiesa, nel senso cioè noi viviamo un momento molto compresso e dove non è soltanto una crisi che possiamo dire di carattere relazionale, certamente anche affettiva, psicologica, se vogliamo, ma io credo che sia una crisi culturale. È certo vero che quando ho incontrato, mi hanno invitato in un convegno sul bullismo, organizzato dall'ufficio regionale della scuola, che c'erano studenti liceali, dunque da scuola media superiore, anche degli studenti tecnici di scuola media superiore, e mi sono permesso in un intervento molto rapido di 3 minuti di chiedere ai ragazzi: ma secondo voi chi è la persona aggressiva? E devo dire che i ragazzi sono rimasti un momento così un po' stupiti di quella domanda, o forse perché già sapevano, davano per ovvio una risposta da parte di un ecclesiastico. Quando io ho detto che la persona aggressiva è una persona ignorante e che è l'ignoranza che fonda l'aggressività, devo dire che i ragazzi sono rimasti tutti un po' stupiti e anche meravigliati e in qualche modo incuriositi, e credo che noi dobbiamo insistere molto, perché l'ignoranza è fonte di aggressività, soprattutto poi quando la cultura o il nostro cammino culturale è puramente astratto. Ecco, se la cultura diventa astrazione diventa ignoranza, perché non è più conoscenza, e allora dobbiamo fare un grande sforzo, perché oggi c'è molta informazione ma c'è poca conoscenza, per cui i giovani fanno fatica a orientarsi nella vita perché non conoscono, cioè hanno sentito dire, si sono forse informati, ma dal sentito dire e l'approfondimento, l'interiorizzazione, possiamo dire così, o il far proprio il contenuto, questo è un passaggio che richiede un percorso educativo e anche comunità dove i ragazzi possano insieme approfondire e crescere in la conoscenza o in quell'informazione che hanno ricevuto. Meno social, più incontri, forse? Io credo di sì. I ragazzi vogliono stare insieme, però vogliono stare insieme su contenuti ben precisi. Ecco, anche alcune esperienze, anche se vogliamo di carattere religioso, certamente sono importanti, ma oggi il giovane vuole sapere
qual è il contenuto, qual è la proposta, qual è il progetto che c'è dietro. Io credo che in questo momento la Chiesa, come dicevo prima, deve fare qualcosa di più per i giovani, perché noi dobbiamo aiutare i giovani a capire la società contemporanea, e questo è uno sforzo molto molto impegnativo da parte di tutti. E lei si è presentato, insomma, con un bel programma. E noi per i giovani innanzitutto vogliamo lavorare, intanto stiamo camminando verso il sinodo, a ottobre c'è il sinodo dei Vescovi, e dunque noi come diocesi vogliamo fare anche un momento di analisi, come ci ha chiesto anche il Papa nel suo documento preparatorio, e di conoscere la realtà giovanile della nostra diocesi. Dunque abbiamo individuato 5 ambiti: la fede, lo studio, il lavoro, gli stili di vita e lo sport e il tempo libero. Dunque vedere insieme con i giovani, ma anche con tutte le realtà impegnate nel mondo giovanile, quale quadro e quale attesa c'è nel mondo giovanile, però non in astratto, ma in questi settori della vita. Entrare nei settori più importanti della nostra società. Ecco, che i ragazzi quotidianamente sono chiamati. Però tutto questo, che sfocerà, io piacendo, in un progetto di pastorale giovanile per il futuro, per il prossimo anno pastorale che inizieremo a settembre, però vogliamo subito mettere a fuoco 2 ambiti: l'orientamento alla vita universitaria o a dopo diploma, e poi anche l'orientamento al lavoro, cioè l'orientamento a ciò che poi nel convegno, visto che lei citava il convegno del 3 febbraio, è alla imprenditorialità, cioè come aiutare i giovani ad essere imprenditori, e quindi faremo, a mio piacendo, a settembre un momento di riflessione su come aiutare i ragazzi a entrare nel mondo del lavoro, ma quando parliamo di mondo del lavoro non significa il posto di lavoro, ma entrare nelle dinamiche economico-finanziarie, dinamiche strutturali, tecnologiche, innovative, per poter maturare una coscienza e una capacità di imprenditorialità, che io chiamo che saper agire, dunque non il saper essere o il saper fare, anche questo, ma oggi bisogna passare dal saper fare a saper agire. Perché si molti, torna alla conoscenza, perché molti alla base, sanno sì. Pensano di fare, ma la dimensione puramente applicativa oggi non è più sufficiente, cioè è utile per un certo momento, ma poi la società cambia, le attese sono diverse, pensiamo all'innovazione tecnologica, tutto questo comporta. Ecco, io credo che la fede cristiana, e questo è ciò che ho maturato io nella mia vita, aiuta a vivere questa dimensione di saper agire. Può sembrare paradossale, no? Perché molti oggi, quando pensano alla fede religiosa, alla fede cristiana, pensano a qualcosa di già codificato. È come se la fede cristiana fosse un insieme di contenuti che sono finalizzati a un certo comportamento, anche a una certa vita religiosa, di spiritualità. In maniera anche rigida, invece non è così. Invece non è così, perché la fede cristiana permette all'uomo di orientarsi nelle diverse situazioni storiche. Ora, noi viviamo in una società globalizzata, è sempre diversa, è sempre nuova. Il Papa parla di cambiamento d'epoca, e cambiamento d'epoca proprio significa che la società ogni giorno ha una sua dinamica costruttiva, evolutiva, e noi dobbiamo imparare a esserci dentro, ma non solo esserci dentro, evitare di essere assorbiti dalla dinamicità, ma essere capaci di orientare la dinamicità, ma per far questo occorre quella capacità di agire che oggi mi sembra un po' molto carente, e che noi dobbiamo in qualche modo incoraggiare i giovani e soprattutto prepararli a essere pronti a ciò che Papa Francesco chiama protagonisti della storia. Allora, ci avviciniamo alla Pasqua, ma poi nella seconda parte della trasmissione parliamo anche di questo periodo, che è il periodo più importante della nostra Chiesa. Però io vorrei tornare un attimo su quel convegno, perché come dicevamo, il convegno del 3 febbraio all'università è un convegno molto partecipato, alcuni argomenti li abbiamo già trattati, ce n'era uno particolarmente importante che era quello legato alla ricostruzione fisica, ma anche alla ricostruzione psicologica di un popolo che ha subito delle tragedie, insomma, non trovo altri termini per definire quello che nel 2017 il popolo, anche il popolo teramano, la gente di Teramo ha vissuto. Sì, il convegno del 3 febbraio, devo dire che è stata
una proposta emersa dall'incontro con un gruppo di sacerdoti, i collaboratori più stretti del Vescovo, che chiamiamo per il nome di collegio del consultore. E quando io ho ascoltato loro mi hanno detto che certamente la diocesi aveva il grande problema della ricostruzione di quasi 200 chiese, dunque una realtà abbastanza compresa. Ho avuto già la gioia di riaprire due chiese, ovvero una a Valle Romano e qui a Teramo nella parrocchia dello Spirito Santo. Ho aperto due chiese nuove, due chiese che erano chiuse per motivi di... Sono stati effettuati i lavori, sono stati rimessi in sicurezza e dunque siamo ripartiti. Ecco, però gli sacerdoti mi dicevano che accanto a questa preoccupazione importante, che la riapertura delle strutture, c'era anche un po' da ricostruire il tessuto sociale, spirituale, psicologico, di tutta la comunità. Io devo dire sulle persone c'è molto da lavorare. L'esperienza che ho visto nel paese Aponzano, dove si sa anche l'esperienza della frana, quindi il 13 febbraio. Lì un paese verrà spostato, sì, adesso è stata individuata un'area per cui gente abituata a vivere in un certo posto adesso sarà costretta perché dalla frana non si torna indietro. Mi ha molto colpito quell'esperienza, io ho partecipato al convegno che hanno realizzato in quell'occasione e poi anche la celebrazione eucaristica nella parrocchia, e mi ha molto colpito questo senso di stare insieme. Ecco, direi che uno dei compiti che i sacerdoti mi chiedevano è quello di ricostruire un tessuto per far ridare fiducia e ripartire insieme. Ecco, questo bisogno di stare insieme, che io mi sembrava abbastanza ovvio, la Chiesa è nata per stare insieme, no? Non per vivere isolatamente, sì. Però questa proposta di stare insieme e credo che sia un'esigenza che ho ascoltato poi in questi giorni da tutte le realtà, cioè c'è un certo isolamento, una certa fatica a convergere insieme nell'università. Pensiamo per esempio all'osservatorio astronomico, una realtà bellissima, io sono stato a visitarlo. Lei in 40 giorni ha fatto un giro infinito perché le sta toccando diversi punti anche distanti tra di loro del territorio. Non è stato fermo un giorno. Esatto, un'esperienza bellissima, anche un posto splendido, di una ricchezza. Io ho chiesto poi informazioni anche al Ministero per la ricerca scientifica e universitaria, a cui dipende l'INAF, e mi ha detto, guardi che è un'eccellenza, è uno degli osservatori astronomici più importanti d'Italia. E dunque, però anche loro, il direttore in generale, mi diceva la fatica di sentirsi parte della città, e questo vale anche per alcune realtà culturali, che associazioni. Ecco, questa necessità di stare insieme. E la Chiesa può fare da collante, ecco, secondo la Chiesa lei, che serve tutti, dunque senza distinzione e senza separazione, non ci sono Paolo nelle lettere di Pietro, insiste l'Apostolo Pietro, il Signore non fa preferenza per nessuno, dunque siamo tutti insieme. E credo che la Chiesa, in questo suo servizio disinteressato, può essere davvero il punto di riferimento di convergere insieme, e soprattutto nel mobilitare tutti, nel motivare tutti, perché oggi non basta stare insieme, non basta ritrovarsi anche per obiettivi, ma bisogna trovare le motivazioni per fare qualche passo in avanti, perché ciò comporta, ciò che mi sono permesso di ricordare durante la mia omelia del 20 gennaio, citando Aldo Moro, che non si può costruire una società rivendicando solo diritti. Dobbiamo assumerci dei doveri verso gli altri, e questo oggi devo dire che non è molto facile, per cui c'è questa fatica a coniugare insieme promozione dei propri diritti legittimi, ma ci sono anche dei doveri che sono anche tanti legittimi per sé, ma anche soprattutto poi per gli altri. Prima di fermarci per la pubblicità e poi riprendiamo la nostra chiacchierata, una domanda un pochino più leggera rispetto ai temi che lei ci sta portando all'attenzione. Come esteticamente, come le sembra questo territorio? Teramo è bella, Atri, no? Diciamo che il suo insediamento a Teramo ha avuto un po' più di visibilità, più clamore, però poi la cerimonia si è ripetuta anche nella diocesi. No? Sì, io Atri è una città bellissima, una cattedrale è bellissima, io spero che è stato approvato il progetto di Anche risistemazione, che non c'è molto da fare, ma
poco è necessario, e credo che la cattedrale di Atri è veramente una cattedrale bellissima, sono stato al cimitero del Tronto, una città bellissima di sera, sì. Ma anche i piccoli paesi molto belli, anche la stessa Giulianova, ho visto la costa, il monastero dei padri benedettini, veramente una posizione molto bella, ci sono tante realtà molto, molto significative, soprattutto nel centro storico, poi non possiamo dimenticare il monastero delle Clarisse, il monastero delle Benedettine, ecco, sono tutte realtà che rivelano un passato anche culturalmente significativo. E poi anche le stesse vallate, divise anche in tante piccole frazioni, che potrebbe sembrare un po' una esperienza un po' anche negativa, in realtà rivela quel senso di comunità, di stare insieme, di sentirsi parte di un territorio che ha una sua bellezza, una straordinarietà. Basta poter vedere il Gran Sasso, credo che sia una delle visioni più belle. Che... Beh sì, ci sono alcuni punti anche da Teramo dove se ci si gira da una parte si vede il Gran Sasso, poco fa lo vedevamo venendo proprio nella, dall'altra parte il mare, per sì. Cui l'Abruzzo, la provincia di Teramo in particolare, ha questa caratteristica che credo non si trovi insomma in nessun'altra regione italiana. Noi ci fermiamo solo qualche minuto e poi riprenderemo la nostra chiacchierata. Ed è sempre in nostra compagnia Monsignor Lorenzo Leuzzi, Vescovo di Teramo ed Atri. Abbiamo fatto un bel discorso soprattutto sui giovani. Qualche altro progetto magari che non le ho chiesto prima di parlare del periodo di come sì, ci giovani, stiamo preparando alla Pasqua? Abbiamo parlato, ho riferito poi il cammino verso il Silo e volevo annunciare che il 12 maggio faremo questo evento internazionale a San Gabriele del Dorata, stiamo preparando un momento lei di preghiera. Lei punta molto a San Gabriele. Ecco, dopo dirò qualcosa su questo e faremo questo momento di preghiera per il Sinodo e poi naturalmente lunedì prossimo, il 12 marzo, ci sarà la festa del 100 giorni, un'altra occasione a San Gabriele. Io credo che... Lei non l'ha mai vista la festa dei 100 giorni? No, è la prima volta. Non ci è capitato magari neanche per caso? No, ho sentito dire... Sì, vabbè, è una, diciamo così, un rito che si ripete da tantissimi anni. Della benedizione del Pegna, ma sì, credo sì. Che però sia anche una grande occasione per i ragazzi, per stare insieme e anche qui io... Ho preparato una lettera che però la leggerò il 12 marzo e anche perché insomma non voglio anticipare perché è responsabilità un po' del santuario e della diocesi e allora ho preparato una lettera per i maturanti e soprattutto è una grande occasione perché la maturità è un passaggio importante e dunque questo evento, eccolo qui San Gabriele, ecco, e questo evento penso che possa essere un'occasione anche per rilanciare la figura di San Gabriele, ma soprattutto lei si troverà di fronte tantissimi giovani, forse sì. La circostanza dove incontrerà più giovani probabilmente in assoluto in provincia di Teramo, è davvero un'occasione molto importante. Sì, è molto importante. Poi vengono ragazzi non solo dal territorio teramano, vengono da fuori, Abruzzo, ma anche da fuori regione, che poi San Gabriele anche la Tendopoli, dunque è conosciuta fuori regione anche per questo. Lei forse ha ragione quando dice che questo santuario dovremmo valorizzare un po' di più, anche la sua dimensione internazionale e poi soprattutto perché è una grande occasione per poter vivere insieme momenti importanti sia per gli animatori, cioè che hanno la responsabilità dei giovani, ma anche come luogo di preghiera, di confronto, ecco, di riflessione. Qui c'è l'organizzatore storico della Tendopoli di San Gabriele, padre Cordeschi, che ha avuto modo di conoscere. Che ho già incontrato. Non avevo dubbi perché è un ciclone, padre Cordeschi. Ci siamo incontrati anche per preparare la prossima Tendopoli che si terrà a fine agosto. Sì. E credo che allora il santuario di San Gabriele è una grande ricchezza, non solo per la diocesi, ma speriamo. E poi anche in preparazione al Sinodo il 10 agosto ci sarà la tappa dei giovani verso Roma per poter prepararsi e vivere un momento di riflessione prima di arrivare a Roma con il Papa. C'è qualche iniziativa che vuole presentare? La prossima iniziativa è domenica prossima, 11 marzo, io ho
proposto alle diocesi la Quaresima della Carità. E nel mio discorso del 20 gennaio, nella mia omelia, ricordavo le tre forme della carità: la carità samaritana, la carità intellettuale e la carità politica. Ecco, l'11 marzo faremo questo momento di riflessione, proprio perché è la giornata della carità, le offerte saranno destinate per il sostegno all'emporio della solidarietà, ma vorremmo mettere il pomeriggio, lo faremo a Roseto, un momento di riflessione proprio sulla carità samaritana, con titolo proprio La carità samaritana, originalità e prospettive, nell'oratorio di Pramarta a Roseto degli Abruzzi. Inizieremo alle 15:30, un breve momento, ecco, concluderò anch'io, per focalizzare che cos'è la carità samaritana, la quale oggi è molto diffusa, ma non può isolarsi. Questo è il vero problema, cioè non possiamo separare la carità samaritana dalle altre forme di carità, per cui anche rimotivare il lavoro che fanno le Caritas, ho visto anche a Teramo, nella diocesi, ma in tutte le parrocchie, a livello interparrocchiale c'è tanto lavoro, tante le mense che prepariamo, ma poi anche alcuni centri, penso alla piccola opera della carità, dove è davvero un grande servizio, ma tante opere, piccole opere di servizio in silenzio, che dovunque vado sento che ci sono piccole esperienze. Che io sono di questa idea che la carità samaritana deve essere sempre di più un evento occasionale, immediato, ma deve poi aprirsi a una strutturazione che non è negativa, ma diventa poi la traduzione di quell'attenzione che emerge verso il bisogno immediato, ma che deve portare poi alla risoluzione del problema. Guai a noi se i problemi, se si parte e poi non si arriva alla conclusione, se le situazioni non si evolvessero verso una risoluzione, sarebbe una sconfitta, e dunque esattamente non tutto si può risolvere, però dobbiamo tentare, e per fare questo la carità samaritana deve coniugarsi insieme con le altre forme di carità, quella intellettuale, che è una riflessione sul problema per offrire soluzioni, e poi la carità politica in senso molto ampio, che deve dare una risposta concreta, perché certo, di fronte ai bisogni. Ecco, credo che dobbiamo recuperare questo senso della carità, perché molte volte noi pensiamo che la carità sia soltanto il servizio verso l'immediato. Io faccio sempre riferimento alla parabola del buon samaritano, e certamente il samaritano ha portato la persona in difficoltà in un albergo, però se non c'era l'albergo rimaneva per la strada, e non solo, ma dopo lui è tornato il giorno dopo a pagare, e dunque c'è anche un intervento di chi deve poi garantire. Si deve creare una rete. Ecco, bisogna ripensare, io credo che in Italia e nel mondo sia carente questa sintesi tra carità samaritana, carità intellettuale e carità e ne parlerete politica. E noi inizieremo a riflettere sulla carità samaritana, poi faremo un convegno sulla carità intellettuale e poi sulla carità politica, che è uno degli aspetti più complessi e anche più delicati del nostro tempo. Mentre parlava mi è venuta in mente una cosa che mi diceva in macchina mentre venivamo per questa trasmissione, la possiamo ripetere, che cosa ha detto dei teramani? A parte la frase che abbiamo scelto nel titolo, ha detto che a proposito di peccato originale ci ha fatto un complimento grandissimo. Che tutto sommato. Sì, no, devo dire che non è un complimento fondato in astratto, ma da quello che ho potuto la vedere. La conoscenza, cioè, di questi 40 che giorni. Uomini e donne molto, molto sincere, molto anche affettuose, accoglienti. Io penso che questo non sia un fatto di secondaria importanza, sì. E questo, su questo noi possiamo davvero lavorare e dare anche testimonianza, perché noi viviamo in un mondo conflittuale, cioè io che vengo da Roma, ma anche io vivo nella mia città giù a Trani, che è una città un po' meglio borghese, un po'. È simile a Teramo, Trani come. Sì, però qui c'è una religiosità, credo, ancora un po' più radicata, consolidata, sì. Ma io la partecipazione alle celebrazioni mi sembra numericamente
dovunque sono andato, non credo, perché c'è il nuovo vescovo, sì, poi anche questo, ma non più di tanto. Ho visto la partecipazione a prescindere, secondo me. Una partecipazione anche molto devota, molto composta, molto attenta, e questo credo che fa capire come è un'esperienza molto significativa, dicevo, che può diventare anche di testimonianza per altri paesi, per fuori anche nella città, fuori dalla diocesi, perché anche la stessa esperienza del terremoto, molti mi hanno raccontato l'esperienza dello scorso anno della neve di gennaio, e possa essere una grande esperienza per ripartire con quella realtà, con quella consistenza spirituale e anche culturale, perché il Teramo è una città, penso a tutto il mondo imprenditoriale, che è un'esperienza, certamente se solo mi hanno fatto vedere alcune ditte, alcune aziende importante in difficoltà, ma ce ne sono tante che sono importanti, che hanno una consistenza significativa, e molti di queste stanno ripartendo. Io ho incontrato molti imprenditori che si stanno rimotivando e anche rilanciando sul piano anche internazionale, e credo che possa essere davvero un'esperienza molto significativa di ripartenza, per ripartire con molta fiducia, ma anche non in astratto, ma con molta concretezza, ecco, di possibilità. E intanto la buona notizia è che tante chiese hanno avuto il finanziamento per essere ricostruite, sì, o comunque per essere messe in sicurezza. Noi abbiamo, c'è stato questo annuncio dopo il convegno, lo stanziamento di 25 milioni di euro per le chiese, e molti di queste sono nella diocesi di Teramo, perché come dicevo sono quasi 200 le chiese danneggiate da riparare, e credo che questo è un compito importante. La Conferenza Episcopale Italiana ha scelto che siano le diocesi a in qualche modo a gestire, e quindi oggi stiamo organizzando, stiamo creando anche un nucleo, una commissione di valutazione, perché è bene che sia una commissione di alto livello che decide poi sui progetti, anche sulla scelta delle imprese, in modo tale che siano davvero, perché la diocesi dovrebbe essere la società. Passa tutto per la diocesi, la ricostruzione delle chiese dipende, sì, arrivano i soldi dalla protezione civile, dalla regione, sì, dal governo, insomma, però poi è la diocesi che è la diocesi che deve scegliere, quindi almeno questi sono gli orientamenti, adesso vedremo il decreto e le modalità con cui attueremo. Certo, questa è una priorità? Grande... Prego. Le priorità? Ma le priorità è certamente se alla cattedrale di Atri e il campanile di... qui la cattedrale del Duomo di Teramo, l'Annunziata, e poi ci sono alcune parrocchie in periferia, dove penso a Castelbasso, per esempio, dove la parrocchia è chiusa e si celebra la messa in rete. Dopo, sì, ci sono qui a Roma, posti dove non ci sono proprio chiese disponibili. Qui all'Annunziata, per esempio, sì, si celebra un centro molto vivo, ma si celebra in una stanza, insomma, un appartamentino, e dunque poi anche a Campri, ma e poi Castelli, e insomma sono realtà molto simili. Dove manca la chiesa, la comunità soffre, perché i piccoli paesi girano intorno, sono costruiti, la vita gira intorno a queste realtà, per cui è religiosa, per cui è molto importante questa attenzione, ma è importante, come dicevo prima, questo spirito comunitario. Ho visto che le comunità amano i sacerdoti e tutti reclamano la presenza di un sacerdote a tempo pieno. E questo è un altro problema di questa diocesi, perché mancano i sacerdoti, almeno non ce ne sono a sufficienza. Cioè, nel senso, numericamente non siamo così messi male, però è la struttura. Ne penso che la diocesi sono 186 parrocchie, ma sono piccole parrocchie. Poi molti parroci sono anziani. Ma sono piccole parrocchie di 200-300 sì, anime, sì. E quindi, però hanno anche loro il diritto di avere un sacerdote. Quindi i sacerdoti, dobbiamo ringraziarli, hanno la responsabilità di più parrocchie, e quindi girano, anche si muovono per in zone anche abbastanza complesse. L'entroterra è anche un territorio sì, impegnativo, poi quando piove, quando c'è un po' di neve, quindi io direi che insomma, i sacerdoti, e noi lavoreremo molto sul discorso vocazionale, e spero di aprire il centro vocazionale, perché adesso abbiamo 6 seminaristi, ma speriamo di poter... Di aprirlo dove? Al seminario, dove c'è, abbiamo
a fianco della cattedrale del seminario, della casa sacerdotale, dove si era prima il seminario minore. Ecco, certamente che non si può chiamare seminario, però lo chiameremo centro vocazionale, dove i giovani possono fare un momento, un'occasione di verifica, di confronto. I giovani che hanno la vocazione possono verificarla in quel percorso che... Ma soprattutto avere dei luoghi dove possono incontrare il sacerdote, gli animatori e poi prepararsi a eventuali scelte, questo sia per le ragazze sia per i ragazzi, dunque non soltanto per il discorso del ministero sacerdotale, ma anche per la vita consacrata, che è anche un capitolo. Allora, a Teramo abbiamo una bella comunità di religiose che molto impegnate e anche diversificate nelle loro realtà, ovviamente parlavo prima dei monasteri le Clarisse e le Benedettine, che sono due ottime comunità, anche abbastanza molto vive, e con cui lavoreremo poi in questa prospettiva del rilancio vocazionale della nostra diocesi. E veniamo alla Pasqua, come ci si prepara? La Pasqua è, io ho insistito molto, anche nella lettera che ho mandato ai giovani, quella di marzo, di scoprire qual è il vero significato. E quando ho celebrato l'Avvento, ho detto una frase, che una riflessione che mi sembra molto importante: la gente in fondo preferisce la Quaresima rispetto all'Avvento. Perché preferisce la Quaresima? Preferisce la Quaresima perché in fondo la Quaresima è un'occasione per fare una verifica morale. E ancora, diciamolo pure, c'è questo desiderio di avere un momento in cui ciascuno di noi si ferma e dice: ma come sta andando la mia vita? E anche perché ci si rende conto che io sempre ci comportiamo male. Non abbiamo fatto grandi mali agli altri, ma qualcosa, certamente sì, e comunque c'è, per cui questo bisogno... Che la necessità, il bisogno di... Di fermarsi, però la Quaresima non è questa, questo punto, non è solo questo, per carità, anche questa è un'esperienza molto importante, ma non è solo questo. La Chiesa non fa la Quaresima, non propone la Quaresima soltanto per una verifica morale, che certamente ha una sua consistenza, ma la Quaresima è il tempo nel quale la Chiesa, anno per anno, riscopre la fedeltà di Dio. Cioè, se noi ci pensiamo un momento, lo dico anche ai ragazzi, che a noi fa più paura il Dio fedele che il Dio che giudica. Ecco, questo è la mia, io ne sono convinto, cioè il Dio che giudica alla fine si tranquillizza. E alla fine si chiama, se c'è una punizione, e vabbè. Ho sbagliato, dunque. Alla fine è razionalmente più chiara questa posizione. Insomma, in fondo, se ho sbagliato, c'è giudizio. Forse quello che capiamo di meno ci fa più paura. Ecco, allora, il problema è che la fedeltà di Dio è più complicato, perché la fedeltà apre uno scenario nuovo, che è tutto rischioso. E io dico sempre anche che confronto anche un po' le coppie. L'amore fedele e apre scenari che possono essere un po' preoccupanti. L'amore invece determinato è più tranquillizzante. E il Dio cristiano, la fede cristiana, è l'esperienza della fedeltà di Dio. Cioè la Chiesa sente ogni anno il bisogno di scoprire sempre, cioè l'amore fedele non è mai definito, mai chiuso. Non può esserci mai un momento in cui non ho più nulla da imparare. Ecco, anche il discorso dell'amore coniugale, molti matrimoni vanno in crisi perché non c'è più, pensano che non ci sia più nulla da scoprire. Ma l'amore fedele è sempre nuovo, ecco perché c'è la Pasqua. La Pasqua è la celebrazione del Dio fedele, che è un amore sempre nuovo. Allora ricomincia la vita. Ma se io non ho scoperto questa fedeltà, non ricomincia niente. Tanto è vero che molti cristiani fanno la Quaresima, si sono anche confessati, hanno fatto anche il presepio pasquale, ma poi non comincia niente. Dopo il lunedì di Pasqua ricomincia la vita come prima, ma allora la Quaresima... E sa che significa, per carità, importante per una rimessa a punto della nostra coscienza. È difficile essere un buon cristiano. E allora, no, però questo è il senso più profondo, che come capisco è molto impegnativo. Però non tanto, io credo che i giovani che sono alla ricerca della novità, se capissero che la fedeltà di Dio è la fonte della novità della vita. Io quando penso anche un po' a me, che insomma, ho cercato di credere per quel che potevo, insomma, ecco. Dunque, non ho la garanzia della fede, della pienezza della fede. Però se penso un po' alla mia vita,
E devo dire che effettivamente se mi fossi fidato di più, forse avrei fatto ancora più, una vita ancora più nuova. E quello che ho fatto certamente sa che è sempre nuova. Però penso che se mi fossi fidato di più, se avessi scoperto di più la fedeltà di Dio, probabilmente anche la vita sarebbe anche ancora più viva e piena di novità. Ecco, questa novità che la gente, che noi cristiani siamo chiamati a dare testimonianza e a invitare i nostri fratelli, perché oggi la società contemporanea determina il bisogno di novità, perché la società è sempre nuova, però ci si accorge che questa novità poi porta verso la morte. Ecco, stamattina, parlando in un convegno delle donne, mi sono permesso di ricordare come una società, come il tema era donna e lavoro, e siccome viviamo in una società sempre in cui bisogna produrre, ma la produttività conduce alla morte, più si produce più si muore. Dunque, il ruolo della donna è questo ruolo proprio per un'immagine della vita, e gli fa capire che la società non può essere fondata sulla produttività ma sulla gratuità, e che non significa che non bisogna produrre perché l'impresa, certo, ma l'anima di tutto questo non può essere la produttività ma deve essere la gratuità. Allora, questo è un ruolo che le donne oggi sono chiamate, in un mondo in cui tutti sappiamo, corriamo per produrre, ma poi alla fine ci si accorge che stiamo andando verso la morte, che si manifesta nella violenza, nella tristezza, qualche volta anche nella disperazione, qualche volta anche nella delusione, nella solitudine, che impedisce di sentirsi, perché la società contemporanea ci illude di alcune novità. E pensiamo che sia il nuovo, ma invece in realtà è una strumentalizzazione di ciascuno di noi, per cui poi alla fine è un po' come il sabato del villaggio, che arriva la domenica e la delusione. La delusione. Abbiamo lavorato una tanto. Bella metafora per capire quello che ci sta. Abbiamo lavorato tanto, sì. Nella Sacra Scrittura, soprattutto negli ultimi libri sapienziali, no? Quando il Coelet dice: ma cosa serve tutto questo? Vanità delle vanità, tutto è vanità, cioè lavoro. Ecco, allora, a cosa serve? Il problema è proprio qui, e molti vivono tante esperienze di novità, ma sono sempre insoddisfatti, no? È come se la novità non fosse sufficiente. Ecco, noi dobbiamo cercare una novità che non si esaurisce, ma che si rimanga qualcosa di sempre nuovo, e questo lo può fare solo la risurrezione di Cristo. Per questo la Pasqua, l'avvenimento della Pasqua, è l'inserimento nella storia di una forza che rende possibile la novità. Una novità sempre creativa, sempre impegnata, sempre coinvolgente, che non porta verso la morte. Il battesimo è questo, cioè il battesimo è questa vita nuova che si conduce verso la vita, però per fare questo occorre che ciascuno di noi abbia un'esperienza sempre più profonda della fede cristiana, perché non si può vivere di ricordi. La fede cristiana deve essere vissuta nella quotidianità di ogni giorno. Noi la ringraziamo. Grazie intanto per aver accettato il nostro invito, per la sua squisita disponibilità, sempre e non solo in questa circostanza, perché il nostro vescovo, come dicevo, anche oltre ad essere la persona che avete ascoltato, è anche un uomo molto simpatico e soprattutto di grande disponibilità. Grazie. Grazie, noi le auguriamo ovviamente un buon lavoro per questo territorio, ci prepariamo anche noi alla Pasqua, seguiremo i tanti incontri e le tante iniziative che sta organizzando e organizzerà per questo territorio, e l'aspettiamo in un'altra occasione nei nostri studi. Grazie a voi. Grazie eccellenza, davvero, grazie di cuore. Grazie anche a voi per l'attenzione e arrivederci alla prossima puntata.